Mamma mia! Miguel! Ciao! Bentornati sul canale Humor Channel. Oggi video un po' diverso e diversificato. Volevo prepararvi una sorpresa. Perché innanzitutto family, come state? Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto, perché io mi fa piacere quando mi dite un po' le cose che fate, così almeno posso chiacchierare con voi. Poi, questa settimana è stata molto particolare, questa e l'altra, perché ho incontrato un po' di personaggi famosi che sono venuti qui a Napoli. Sono stato con Ledeva e già ve ne ho parlato, vi faccio vedere adesso il video di quando li ho portato a loro quattro il ciondolo che ho realizzato per loro in resina, e sono rimaste scioccate. Io non me l'aspettavo, perché poi mi hanno riconosciuto, loro hanno riconosciuto me, e è bellissima questa cosa. Sono Ledeva, se non le conoscete, sono un gruppo di una girl band italiana che a parer mio sono quattro voci veramente veramente meritevoli e non fanno solite cose. Se ascoltate l'album ve ne renderete conto, e quindi adesso vi faccio vedere il mio incontro con Ledeva. Poi ho incontrato, oh mio Dio, il cast di Sense8 qui a Napoli, perché stanno girando qui, gireranno qui ancora fino al 4 novembre, tra 2-3 giorni, un altro po', quindi magari forse li posso rincontrare. Ho incontrato la regista, la Wachowski, il fratello Andy. Ragazzi, è spettacolare. Poi vedere comunque girare una serie che io amo qui nella mia città, Napoli, è una cosa senza parole, senza parole. Quindi vi lascerò a vedere anche quello che è successo con i Sense8. Ragazzi, spettacolo, cioè, l'emozione a mille, perché poi tutto il centro storico di Napoli era diventato un set cinematografico stupendo. E poi vi faccio vedere quello che è successo ad Halloween qui in casa, perché ho preparato un party di Halloween, quindi questo vlog sarà un po' diversificato, perché oggi non ho potuto fare la live, perché c'ho mio nipote qua a casa ed è piccolo, non posso farlo apparire comunque ancora in video, però presto ve lo farò conoscere, è un tornado. Comunque, bando alle ciance, godetevi il vlog bisettimanale, trisettimanale, perché è un po' misto. Ho raccolto un po' di materiale, così ve lo faccio vedere e starete un po' con me anche in questi momenti, che mi fa piacere, lo sapete. Quindi niente creazioni oggi, ci vediamo venerdì per la prossima live. Auguri tutti santi. Auguri per tutti i santi, non so, auguri a tutti, Veronica, Giulia, Giuseppina, Francesco, Giuseppe, Franco, Anita, tutti, auguri a tutti. Partiamo con Ledeva. E ora passiamo a Sense8. In giro per le strade di Napoli, ragazzi, ci sono gli attori di Sense8 in giro. Adesso andiamo a scovare. Che dura, ma c'è un BMW fantastico che sta passando, ve lo volevo far vedere. Vabbè. Sto correndo come un matto, perché il tempo è poco e la troupe girerà qui a Napoli fino al 4 novembre, da quello che so. Questo è un vlog super stravip, ragazzi. Sto correndo come un matto. Spero di incontrare qualcuno di Sense8. Chissà. Vedo un po' di persone accalcate, ragazzi. C'è un bordello. C'è gente che è venuta da Milano e da Firenze. Assurdo. Vedo Lana e vedo qualche protagonista. Oh mio Dio, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Sto facendo le foto con tutti. It's incredible. Ragazzi, tutti giù. Ho dopo la pizzeria.
Nel frattempo che aspettiamo, sto mangiando un cornetto. È stato con le ragazzi, mie amiche. Ho il telefono completamente scarico, ciao. Come fai a avere il telefono scarico alle 10 di mattina? Perché siamo dalle 8 qua a fare riprese. Ma chi avete ripreso? Avete fatto 4 video, se no. Amica Anna, che è la nostra nuova amica del canale. Anna ci vuole far capire la gente cosa pensa di Sense8. Oh, è troppo bello. Troppo bello. Poi il fatto che è stato girato a Napoli, sono contentissima. Anna. Signora, signora, ma stanno girando un posto al sole. Ovviamente io. Sì, signor, ma è troppo bello. E quando hai detto che era Sense8? No, ma che poverino! Ecco, la prima che vedi un po' sole è passata. La puntata 8873. Qui non fa spoiler! La puccia. E abbiamo il nostro amico che ci guarda molto in malo modo. Ci caccerà. Comunque ci caccia. Tra un po' ci caccia. C'è una fila. Comprate il posto. Signora, sa qualcosa di dito. Signora, signora. Diretta interessata, stamattina è stata toccata da Miguel Angel Silvestre. Qua, mi ha toccato qua, ha detto ciao, a dopo io. Ragazzi, reazione a catena. Tu a chi ti ha toccato a te? A me nessuno. Però, però, sono stata abbracciata da Lana. Ok, io sono arrivato tardi perché dovevo aspettare è una certa Michela. È stata carinissima. Lo so che è carinissima, però quando sono andato io per fare la foto. Miguel ti ha detto. Che ha detto? Michele ha detto ci vedo in Marocco. Ah, Michele anche l'ha detto ci vedo in Marocco, ragazzi. Quattro giorni a Napoli. Testualmente. Quattro giorni a Napoli l'hanno trasformato in uno scognizzo. Facciamo qualche aneddoto particolare. Mentre io sbadiglio, grazie. Allora, non le conoscete, forse le avete viste qualche volta. Lei è Claudia e lei è Mara. Salve, sono Claudia di Stato. Basta. Allora, siamo appostati perché stiamo aspettando che esca qualcuno, qualche attore, qualche cristiano che ci dia notizie. Oh, questa signora. Ma ragazzi, facciamo amicizia con la signora del pazzo. Ma dobbiamo fare amicizia. Cioè ve lo sto dicendo a 3 ore, dobbiamo fare amicizia. Ragazzi, mi sento uno stalker stamattina. Siamo degli stalker. Ragazzi, dobbiamo riuscire a farci una foto. L'attesa è. Noi comunque, anche se siamo qui dietro e stanno girando in questo momento, sappiamo che ci siamo anche noi in questa puntata finale di Sense8. Siamo proprio fuori al loro palazzo dove si truccano. Esatto, dove si vestono dove e truccano. Dove si ripetono le scene, dove attendono di entrare in scena. Dove li chiamano per entrare in scena, quindi siamo proprio degli stalker definiti. Ti chiami degli scattoli dentro il portone. Odia! Ragazzi, ci hanno raggiunto anche altri Sense8 come Luigi e Michela. Ciao Michela. E siamo qui ancora ad aspettare, ma ancora non esce nessuno, ce la faremo. L'attesa è una palla, più che altro ci sono un po' di ragazzine che ci occultano la vista, ma io gli salterò addosso. Io mi sto mettendo nei panni delle signore che si stanno affacciando adesso al balcone e fanno... Maro, ma che sta succedendo? Ma che è sto burdetto? Ma che sono chiesto? Ma sto leggendo qualcosa solo. Ragazzine, ma madri, padri, zii, non intendono. Ma non vanno a scuola, cioè boh. Stanno a casa. C'è gente da tutta l'Italia. Michele è venuta da Montecorvino Rovella per... Tu sei. È sta lì. Sei scappato. Mara, tu da dove sei venuto? Da qua. Che culo. Siamo qua vicino. Esco a trenino, ragazzi. Escono tipo a trenino. Ragazzi, momenti di panico, c'è una ragazza che piange. Ragazzi, sono usciti a trenino, era impossibile beccarli per fare un selfie o qualcos'altro, c'è un bordello incredibile. Comunque nei prossimi giorni sono ancora qui a girare e spero di acchiappare qualcun altro, perché che cavolo. Posso fare un'intervista, signora? Una domanda? Posso? No, voi fate foto. Non vuole essere. Degna, benvenuta sul canale Humor Channel. Da dove vieni? Napoli, centro storico. Anche lei è da qui. Anche lei è da qui. Anche lei è una fortunata. Ecco, vedi. Ah, non vedi tipo da Montecorvino Rovella come lei. Che non so neanche dove. Dov'è? Attivaia. Dove fanno la mozzarella? In mezzo alle monti. Anche quello per la mozzarella. Perché pensano tutti mozzarella? Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Quanto è bella. C'è Miguel. Ciao. Fa Miguel non c'è. Grazie, c'è Lito. Favore. Lito. Lito. Ciao. Lito, Lito. Ah, Miguel. La missione è quasi compiuta, dai, abbiamo visto un bel po' del cast, no? Ma c'è un bordello incredibile! Guardate qui! Oh mio Dio! Qui ragazzi c'è la troupe con tutta la regia. Ragazzi, non c'era un animo. Oh sì! Malana! Uffa! Questo ha un'esequia! Di cani bianchi! Ma si dice esequia o esequia? Esequia! Smettila! Esequia! Esequie! Cosa ci mangiamo? Io voglio farmi una foto con Lana, voglio Lana! Ragazzi, Lana io non la fine, il cast di Sense8 si è trasferito in casa. Michele è andato da Montecorino a pulire. E anche. Cioè, fantastico. E stiamo. Io ho tagliato l'aglio. Adesso vediamo un po' cosa è successo ad Halloween. Fantastico, è stata una serata bellissima con i miei amici qui a Napoli. Trucco, parrucco, prezzemolo e finocchio. Ragazzi, bellissima serata. Grazie di tutto per essere stati con me. E vi lascio con Halloween, quindi niente, via. Buon Halloween! Ciao a tutti! Stasera stiamo aspettando un po' di gente per casa, perché c'è l'Halloween party. Ho preparato la casa, qualche bestiolina appesa nelle gabbie. Ragne, ragnatele, ciao bimbi. Ci abbiamo anche It, lo volete It? It, vieni qui. It, It ha detto aspetta. Salenti a contatto rosso sono una figata pazzesca. Dicevo, abbiamo le candele volanti di Harry Potter, della sala grande. Abbiamo un morto appeso lì, avrà 7-8 anni. Altre candele, decorazioni ovunque, piume nere appese. Oh, eccole. Ecco da lì. Io mi sto divertendo un sacco a farmi un sacco di foto, poi ve le faccio vedere. Sto preparando le candele, tutti i candelabri qui a casa. Oh, mia di roba. Oh mio Dio, ho paura. Oddio, che paura. La parola del tuo però io non ti rossi ecco fermo
Che cos'è che ha, scusami, là? La paradottica. E che cos'è? È quello che ti fa cadere i denti e ti fa tossare, ma deve... Dopo questi video, dopo tutti questi, giorni e settimane di pienone, proprio perché è stato bellissimo avere a che fare con persone che comunque non vedrai mai più di una serie televisiva, i miei amici ad Halloween a casa, le Deva, e eccetera eccetera, cioè è stata una settimana proprio piena di emozioni, sapete, vivo di questo, quindi se mi conoscete almeno un pochettino lo sapete, a me basta fare il bordello e stare in mezzo al casino, sono felice. Poi ho avuto il problema del computer che non si avviava, cioè si accendeva ma non si avviava più, rimaneva sulla mela del Mac, e mi avete seguito un po' in questa vicissitudine. È stato un male, l'ansia, avevo paura che non... avevo perso tutto, un bordello, ragazzi. Però grazie al supporto Apple, fantastico, mi hanno risolto tutto il problema. Se volete qualcosa di specifico creato apposta per un vostro desiderio di vedere come si crea qualcosa, fatemelo sapere, e ho in mente comunque di fare una sezione di creazione, di tutorial, dove appunto creo da zero qualcosa di molto molto semplice per chi ha iniziato a usare le paste polimeriche da poco. Quindi ci vediamo prossimamente, un bacio, acchiappatevi, ciao.